Buongiorno ragazzi, buongiorno. Allora, vorrei sapere una cosa, e che siate sinceri con me. E come mai quando vado a letto, mi sveglio la mattina, ho sempre mal di gola, sono sempre raffreddato, mi riesco a malapena a parlare, ho un vocione da trance, cioè, come mai? Io vado a letto tranquillo e sereno, mi metto sotto le coperte, non ho neanche così freddo, e la mattina mi sveglio tipo dilaniato, ma come mai? Che senso ha? Mi devo mettere le calze, devo dormire con le calze? Perché una volta una mia amica finlandese mi ha detto che le calze sono tipo un abbraccio per i piedi. Ho bisogno di più affetto? Cioè, come. Non capisco. Adesso sono super raffreddato, sono morto. Nelly, poverina, che stanotte probabilmente non riusciva a dormire perché continuava a russare. Infatti, è lì stanca, puretta. E so che tra tipo un'ora starò benissimo, ma. Perché? Che senso ha? Boh, non so, secondo me ragazzi, zero senso. Comunque, tornando a noi, buongiorno, buongiorno, oggi giovedì, questa settimana sta volando, oramai come vola il tempo quando ci si diverte. Io adesso mi faccio la bellissima colazione, mentre sono qua. Quindi, questo. Un bel cucchiaino, si riesce a far vedere, si dà cucchiaino e iniziamo a mescolare. Anche se c'è questo latte qua che oggi non mi scompiffera, a vederlo così. Domani devo scendere a Verona, stasera mi è stato proposto questo lavoro, ma non penso di andarci perché dovrei tornare a casa, cioè in qualche modo si potrebbe fare. Potrei dare a mio fratello, perché una mia amica sale, quindi potrei dare a mio fratello l'attrezzatura fotografica e. Così la mia amica la porta su stasera, io stasera vado a lavorare, solo che non ho voglia. Stasera no, stasera sto qua. Rinuncio a questo lavoro, sono scelte, però vorrebbe dire andare via un paio d'ore, lasciare qua gli altri. E non è che non mi fidi, è che mi dispiace anche. Cioè, sono venuti qua per me, se adesso me ne vado via un paio d'ore. Anche no. Ragazzi, vi giuro, il tempo è così da tutta la mattina. Vabbè, ora siamo in pausa pranzo. Tutto, mi tolgo la maglietta per prendermi il sole, me la rimetto dopo 5 minuti perché c'è la nuvola, tutto così. Adesso un'ottima pasta al tonno, pasta col tonno, con l'anellina qua che si vuole nascondere per non farsi vedere perché è un po' timida. Un po' di relax in montagna, ragazzi, in pausa pranzo, pasta col tonno in arrivo. Preparata dal buonissimo Sebastiano. Se tiene questo tempo ci facciamo un bel aperitivo. Devo andare a comprare magari delle patatine, degli stuzzichini, qualcosa. Stasera un bel risottino alla salsiccia che ho già iniziato a scongelare. Una terrina del tè, dai, ci sta. Un po' di Sì, tè. potevo scegliere una pentola più consona, dici? No, ma alla fine c'è stato, sai. Sì, oh, sì, infatti. Perché ho fatto il test lunedì, visto che ci stavano due piatti. C'è anche il grana. Che lo so, il grana col pesce non è che andrebbe, però consideriamo il tonno pesce, scusa. Oddio. Scatola di tonno. Vabbè, io me lo metto, Beh, quando mangi il tonno dici che mangi. sì, no, è pesce, però c'è cioè, pesce, Caso. pesce. A parte che io, francamente, sono della tipologia di persone che potrebbe mettere il pesce, cioè sì, c'è il Il pesce, il grana grana, anche ovunque, se mi nel danno. latte con i Se cereali. Poverino. mi dai un'orata ce lo fracco sopra, non mi faccio problemi. No, segniamo. È uscito il sole. Finalmente. Finalmente. No, guardate. Adesso mi sto facendo una piccola pausetta e tra un po' quando finisco di lavorare è il momento di fare aperitivo, ragazzi, perché cioè in un posto del genere col sole e tutto che fai, non lo sfrutti. Perfetto, dopo magari potremmo fare anche che prendiamo la macchina e ritorniamo nel punto di prima a fare aperitivo. Poi ci mettiamo qua, vediamo un po' com'è il tempo, dipende tutto da quello, perché queste nuvolette qua sono qua da tutto il tempo e non è che sia il massimo, vi dico. Ho bisogno ancora di abbronzarmi. Oltretutto mi abbronzo molto più in montagna che al mare, anche se sono le ultime parole famose perché in Sardegna, come avete visto dai vlog, mi sono completamente bruciato, ma in questi 2 giorni mi sono riuscito a prendere un po' un colorito. Tenetta a base di risotto con la salsiccia preparata dal bravissimo Sebastiano. Risotto vegetariano.
Sì, infatti vediamo qua l'insalata sta prendendo un colore un po' strano, ti dico. Ti dico, boss. Nuova ricetta segreta. Ricetta. Comunque, ragazzi, la ricetta perfetta per la salsiccia, conosciuta dalle nostre parti come risotto al tastasal. Però risotto al tastasal, ragazzi, c'è bisogno di, oltre allo spirito imprenditoriale, forza e volontà, cipolla, salsiccia, un dado, voi fate rosolare bene la carne. A parte che vi ho fatto, ho già fatto la ricetta nel canale, se andate a vedere il video su come fare il risotto buono. E, però vabbè, fate rosolare, ci mettete un po' di carne, lasciate lì. Ci manca il vino bianco. Ci vorrebbe vino bianco. Dobbiamo tenere un goccio di prosecco. Vabbè, e poi a un certo punto qua ci vorrà il riso da mettere dentro. E il riso lo lasciate lì che deve essere... Se siete veneti va bene il prosecco, certo. E il riso deve rosolarsi, quindi lo si lascia... Questa padella, utilizziamo questa padella. Esatto, si lascia... dobbiamo mettere tutto, cioè il riso due, nella minuti, carne. Buttiamo qualche il riso asciutto, giusto che si rosoli, non proprio si rosoli, si tosti. Si tosti, esatto, va tosti, tostato, non rosolato. Si ammorbidisce con il brodo. Molto semplice. Ah, ragazzi, tecnica importante, ricordatevi, dovete mettere l'acqua separata dal brodo. Cioè, se io metto il dado del brodo dentro l'acqua, diventa brodo, ma poi se finisco l'acqua non viene utilizzato tutto. Mentre se voi mettete il dado da brodo dentro, sminuzzato e tutto, però lo mettete dentro il risotto e dopo aggiungete l'acqua, la quantità è perfetta. Perfetto. Perfetta, perfetta. Il risotto a tastasal, questo è il risultato finale, come potete vedere, un'ottima presentazione. Cioè, Barbieri sarebbe fiero di noi, no? Non è un mappazzone. No, no, no. Ah, prima di abbandonarvi, qua l'Anelli vi saluta, la signorina. La signorina vi saluta. Ragazzi, questa giornata finisce qua, lavate i denti, adesso si va... ci si va a rilassare. Non è neanche così tardi, sono le 11.03, quindi molto molto easy, però un po' di sonno arretrato, bisogna andare a sanare questa stanchezza, a dormire. Noi ci vediamo domani, quindi ricordatevi, mettete mi piace, commentate, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, aiutiamo gli algoritmi a scoprire questo canale, e noi ci vediamo domani, ragazzi, bacioni.